Eder. Mech. Pallister. Il 5 gennaio, alle ore 16:20 circa, in seguito all'attuazione del piano di ricerche multiforze attivato nel pomeriggio, nell'area boschiva dell'ex OPP, è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna. Più precisamente, a circa 30 metri al traverso della via Vines, ovvero all'altezza della chiesa, il personale dei vigili del fuoco aveva notato un corpo umano inanimato, avvolto all'interno di due sacchi neri con la sola parte lombare a vista. Sul posto c'era il personale della squadra mobile, alcuni membri della questura ed uffici limitrofi, personale preposto alle ricerche e personale dell'arma dei carabinieri. Si organizzava un'efficace cinturazione della zona visto l'accorrere di numerosi giornalisti. Una volta sul posto e svolti i primi accertamenti veniva allertato il dottor Costantinides in qualità di medico legale che giungeva dopo circa 30 minuti. Nel frattempo i vigili del fuoco creavano un accesso nella folta area boschiva, bonifica resasi poi utile per l'opera di traslazione della salma ad opera di personale addetto. Il personale della polizia scientifica si adoperava al fine di repertare fotograficamente lo stato dei luoghi mentre il corpo della donna, al fine di preservarne il suo stato ovvero non alterarne l'abbigliamento a causa della lieve pioggia, veniva coperto con una coperta isotermica d'emergenza utilizzata per la prevenzione sanitaria. Ricordiamo che questa coperta sarebbe poi stata fatta sparire da Fulvio Covalero detto zio. Una volta effettuati i primi rilievi sul cadavere da parte degli intervenuti, accertamenti che indirizzavano l'identificazione della donna quasi certamente verso Resinovic Liliana, nata a Trieste e scomparsa in data 14 dicembre. Si faceva aggiungere sul posto personale addetto per il trasporto della salma provvedendo costantemente a mantenere tutte le persone non autorizzate a distanza di sicurezza. La constatazione di decesso redatta dal medico legale Costantinides veniva acquisita da personale della squadra mobile. Alle ore 14 il personale che stava svolgendo le ricerche si era radunato presso il piazzale canestrini a disposizione del funzionario dei vigili del fuoco. Per poi spostarsi nella vicina via Weiss dinanzi al teatro Franco e Franca Basaglia, dove veniva loro assegnata l'area di ricerca. Ovvero la zona sottostante il predetto teatro e piazzale canestrini. A seguito delle indicazioni impartite, la ricerca della donna scomparsa, iniziata alle ore 14:50, veniva eseguita negli stabili in disuso presenti nella zona precedentemente assegnata. Gli agenti impegnati estendevano la ricerca anche nell'area boschiva confinante con l'ex OPP. Alle ore 16:10 gli operanti apprendevano dai vigili del fuoco del ritrovamento da parte del loro personale di un corpo dentro due sacchi di nylon neri. Il corpo era nell'area boschiva a fianco al via Weiss appena dopo il Museo Nazionale dell'Antartide. A circa una trentina di metri all'interno del bosco al quale si accede dalla strada attraverso un'apertura realizzata dal taglio della rete di recinzione che delimita l'area dell'ex OPP. Constatavamo la presenza di una salma all'interno di due sacchi in nylon neri, uno posto sulla testa e la parte superiore del corpo e l'altro che conteneva le gambe. Lasciando scoperta solo metà schiena ed il fondo schiena. Il corpo era adagiato a terra dietro ad una rete a maglie che di fatto delimita solo parzialmente una piccola area tra la vegetazione. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco che aveva fatto la scoperta, erano presenti anche altre persone che stavano partecipando alle ricerche. Tutti però al di là della rete oltre la quale si trovava la salma. Facevamo quindi allontanare i presenti dal luogo del ritrovamento. Veniva quindi avvisata del ritrovamento la sala operativa della questura, mentre i vigili del fuoco ed i carabinieri provvedevano a delimitare la zona. Veniva chiuso il transito delle vetture lungo la via Weiss, rimanendo nei pressi del cadavere per evitare che qualche giornalista già presente sul posto si avvicinasse. Alle ore 19:45 la salma è stata rimossa e trasportata all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al fine di evitare il disperdersi di tracce e cose pertinenti l'evento, veniva sequestrato il seguente materiale repertato nel corso del sopralluogo per suicidio presunto. Reperto, 1, prelievo di terriccio misto a fogliame. Prelevato sul terreno sottostante il cadavere una volta rimosso lo stesso, zona latero-dorsale. Reperto, 2, prelievo di terriccio misto a fogliame. Prelevato sul terreno sottostante il cadavere una volta rimosso lo stesso, zona superiore e spalla sinistra. Reperto, 3. Si rinviene a terra un guanto da lavoro in tessuto elastico di colore nero con polsino bordato giallo. Dal marciapiede, altezza palo Acegas NR.
21457, dopo aver percorso circa 5,3 metri, si passa un'apertura nella rete di recinzione proseguendo verso destra per ancora circa 2,7 metri. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!